Dopo aver dedicato le nostre ultime attenzioni all'Europa, l'ultima volta abbiamo parlato di Austria e Russia, la volta precedente di Germania, Francia, Inghilterra e così via, dobbiamo ora uscire nuovamente dall'Europa, come abbiamo fatto altre volte, no? Facciamo sempre queste panoramiche, prima l'Europa, poi i paesi extraeuropei. E adesso, a cavallo tra 800 e 900, dobbiamo vedere quello che accade in Cina in particolare, in un paese che fino a questo momento, l'avevamo anche detto, è stato un po' marginale nella storia del mondo, ma che proprio tra fine 800 e inizio 900 inizia invece un percorso che lo porterà a essere un paese prima rilevante e poi importantissimo nello scacchiere internazionale. Cominciando a parlarne subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 207esima puntata. La Cina diventa repubblicana. Eccoci, siamo di nuovo insieme, siamo qui per parlare di storia, come sempre, per una ventina di minuti circa e per approfondire alcuni temi che magari avete già sentito nominare, magari avete così subodorato nel corso dei vostri studi o liceali o universitari, però magari non ricordate più e che però bisogna inquadrare bene per capire anche il mondo di oggi. Siamo infatti a cavallo, come dicevamo anche nella premessa, tra 800 e 900, in un periodo in cui si pongono le basi della società anche attuale, del mondo in cui siamo cresciuti, in cui siamo vissuti, in cui stiamo vivendo, in cui stiamo anche prospettandoci in avanti, no? Perché quando parliamo di Cina, come vi ho già anticipato, non si può non pensare alla Cina di oggi, che è un protagonista assoluto dello scenario mondiale, nel bene e nel male. E per capire la Cina di oggi bisogna anche capire come si è arrivati a questa Cina di oggi, quale storia ha questo grande paese, quali inciampi e quali passi in avanti ne hanno contraddistinto l'avventura, ecco. Abbiamo parlato anche già altre volte della Cina e di recente, se vi ricordate, durante la fase dell'imperialismo ci siamo soffermati in particolare sulle guerre dell'oppio, sulla questione ad esempio del colonialismo europeo e dei porti ormai assoggettati come Hong Kong all'Inghilterra e ad altre potenze internazionali. Però bisogna dire che pochi anni dopo, proprio fine 800, meglio ancora inizio 900, le cose iniziano già a evolversi. L'avevamo anticipato in chiusura dell'ultima puntata che abbiamo dedicato alla Cina e ora vale la pena di riprendere questo discorso. Perché? Perché nel 1905, l'abbiamo detto proprio la volta scorsa, c'è stata una novità sul panorama internazionale. C'è stata una guerra tra una potenza europea, la Russia, e una potenza extraeuropea, il Giappone, e questa guerra è stata vinta dal Giappone. A sorpresa, quella guerra del 1905-1906 che si andava anche a sovrapporre, abbiamo detto, a una mezza rivoluzione in Russia. Ecco, quella guerra così imprevedibile, così inattesa per la vittoria appunto giapponese, rilanciò nuove speranze in Asia, perché a quel punto tanti paesi asiatici dissero: beh, se c'è riuscito il Giappone a tenere testa agli europei, allora forse potremmo riuscirci anche noi. È vero che il Giappone aveva avuto un grande sviluppo industriale, economico nel giro di 20-30 anni ed era da questo punto di vista il paese più all'avanguardia di tutta l'Asia, però insomma è una novità interessante. E in effetti all'inizio del Novecento in tutti i paesi dell'estremo oriente si nota un sorgere di spinte nazionalistiche, indipendentistiche, anti-europee, oppure anti-statunitensi. Ormai gli Stati Uniti sono praticamente comparati alle potenze europee. Ad esempio in Indocina sorge un primo movimento anti-francese, perché ricorderete, l'Indocina era diventata francese. Nell'Indonesia olandese nasce un primo movimento indipendentista, nelle Filippine sotto il controllo statunitense anche lì un movimento indipendentista e perfino soprattutto nell'India britannica, ecco, dell'India parleremo più diffusamente più avanti, ma lì c'è un movimento importante, quello di Gandhi, che inizia a muoversi e per tutta la prima metà del Novecento lotterà per l'indipendenza dell'India con poi strumenti anche inediti, nuovi, lo strumento della non violenza, eccetera. Ma oggi non ci soffermiamo sull'India, ci sarà tempo per farlo. Oggi ci soffermiamo sulla Cina, come già vi ho detto, dove, come vi dicevo già le altre volte, c'è una dinastia, la dinastia Qing, che è al potere ormai dal 600, quindi sono due secoli e mezzo che domina la scena, ma che è sempre più fragile, sempre più debole questa dinastia, perché insomma dà l'impressione di essere sostanzialmente succube delle potenze occidentali. L'abbiamo visto con le guerre dell'oppio, con la rivolta dei boxer, insomma i momenti in cui la dinastia Qing ha piegato la testa all'occidente sono stati ormai parecchi, ecco. E in effetti anche all'interno del paese cinese, anche all'interno della Cina, ci si rende conto che questa dinastia è ormai un ostacolo allo sviluppo, all'ammodernamento del paese.
bisogna in qualche modo spazzare via questa dinastia se si vuole davvero guadagnare un po' di indipendenza anche nei confronti dell'Occidente, anche nei confronti dell'Europa. E c'è da dire che paradossalmente ad alimentare questo movimento nuovo nazionalista cinese, che non è come quello dei Boxer, perché quello dei Boxer era tradizionalista, invece questo nuovo movimento vorrebbe rinnovare il paese, ecco, a dare il là a questo movimento paradossalmente è proprio un esponente della dinastia Qing. C'è ad un certo punto all'inizio del Novecento un'imperatrice, l'imperatrice vedova Cixi, così viene chiamata, che concede alcuni diritti alla popolazione, ad esempio introduce una parziale libertà di espressione, una parziale libertà di stampa e un limitato diritto di voto. Piccole cose, non pensate che di colpo la Cina diventi un paese democratico, ma sono piccole aperture di stampo occidentale che finiscono per alimentare il dibattito pubblico, per creare una vera e propria opinione pubblica, e quelli che hanno qualche idea innovativa in testa trovano il coraggio un po' alla volta, magari timidamente, magari con qualche cautela, di esporla e di riunirsi ovviamente. Infatti già nel 1905, l'anno della guerra russo-giapponese, sorge in Cina una organizzazione segreta che ha un nome in cinese che provo a pronunciare, si chiama Tung Meng Hui, ma possiamo tradurre come Lega dell'Alleanza Giurata, che si propone un cambiamento in Cina. Vorrebbe rivoluzionare, cambiare la Cina, rinnovarla, avvicinarla ai sistemi occidentali. Ed è questa organizzazione che poi diventerà nel giro di qualche anno la base del primo grande partito nazionalista cinese, il Kuomintang, partito importante che avrà un ruolo fondamentale anche nel Novecento, avanzato anche poi paradossalmente nella rivoluzione di Mao, ne parleremo, e che avrà un ruolo fondamentale sia per la storia cinese della Cina come la conosciamo oggi, ma sia anche per la storia di Taiwan, che è un po' erede anche di questa tradizione, e a suo tempo parleremo anche di questo. Questo movimento, inizialmente questa organizzazione segreta, è fondata e guidata inizialmente da un medico di Canton, un medico che era stato anche in parte educato all'occidentale, quindi che conosceva abbastanza bene i sistemi occidentali, i sistemi democratici, i sistemi liberali europei e americani. Questo medico si chiamava Sun Yat-sen ed era convinto che l'unico modo per permettere alla Cina di diventare veramente indipendente, di staccarsi dal controllo occidentale e di guadagnarsi una certa indipendenza fosse tramite la via della modernizzazione. Cioè bisognava buttare giù la dinastia Qing, cacciarla, fondare una repubblica, e una repubblica aperta alle forme almeno istituzionali occidentali, un po' come era accaduto, anche se con mille compromessi, in Giappone, no? Dove c'era stata una grande innovazione non tanto politica quanto piuttosto industriale, quanto piuttosto economica. Ecco, la Cina doveva fare anche un'evoluzione politica, ma con l'idea di potersi guadagnare la propria indipendenza con la forza della propria economia, del proprio sistema, anche di alcuni principi occidentali. E Sun Yat-sen elabora in questo senso una linea politica che diventa la base del movimento della Lega e dell'Alleanza Giurata, e poi diventerà la base anche del Kuomintang, partito che lui stesso fonderà. Questa linea politica viene solitamente riassunta nei cosiddetti tre principi del popolo. Questa retorica, un po' queste espressioni sono tipiche della politica cinese. Tre principi del popolo. Quali erano questi tre principi? Primo principio, indipendenza nazionale, cioè bisogna fare di tutto per cacciare gli stranieri. Basta porti cinesi in mano a inglesi, francesi, eccetera. Basta città cinesi praticamente controllate dalle potenze occidentali. Basta, serve l'indipendenza nazionale, primo principio del popolo. Secondo principio, potere del popolo, cioè bisogna instaurare, questo intendeva dire Sun Yat-sen, una democrazia rappresentativa, cioè un sistema appunto all'occidentale, democratico, con un parlamento, con delle libere elezioni e così via. Terzo elemento, terzo principio del popolo, benessere del popolo, cioè bisognava non solo garantire l'indipendenza rispetto agli occidentali, non solo garantire poi democrazia, ma bisognava anche garantire che il popolo potesse guadagnarsi da vivere, avesse di che vivere, di che sfamarsi, quindi bisognava fare una riforma agraria. Questo era l'obiettivo principale, una riforma agraria che permettesse di redistribuire le terre su basi egalitarie. Non più che i grandi, ricchi, potenti detengono molte terre, ma terre per tutti. La terra ce n'è, è tanta, la Cina è grande, certo è anche molto popolosa, ma non popolosa quanto oggi. E quindi si può pensare a una riforma agraria. Ripeto, tre principi del popolo: indipendenza nazionale, potere del popolo, benessere del popolo. Questi sono i tre punti cardine della strategia politica di Sun Yat-sen. Ma come vanno queste idee? Come va questo movimento? Come fa a imporsi?
Queste idee di Yatzen trovarono un certo terreno fertile, soprattutto nella classe borghese che non era ancora numerosissima in Cina, anzi era molto limitata, ma inizia a pesare e accoglie con molto favore queste idee, ma anche tra gli intellettuali e soprattutto tra gli ufficiali dell'esercito. Quindi diciamo che penetra laddove deve penetrare, negli ambienti dove conta penetrare, ecco. E poi in parte si diffonde anche nel piccolo proletariato cinese, c'è una classe sociale nuova che si sta formando all'interno dei primi nuclei industriali o comunque laddove ci sono i porti, laddove gli europei stanno sfruttando il territorio, ecco lì c'è un proletariato cinese. Queste idee, che sono anche di indipendenza nazionale e soprattutto di benessere del popolo, abbiamo detto, li trovano terreno fertile. E passano gli anni e queste idee si diffondono fino ad arrivare al 1911, quando scoppia di fatto in Cina una vera e propria rivoluzione, guidata da questo movimento, guidata dalla Lega di Alleanza Giurata, ma che porta soprattutto alla caduta del governo Qing. Di fatto tutto nasce nel 1911, quando appunto il governo Qing decide di affidare il controllo della rete ferroviaria cinese a imprese straniere, assecondando quelle aspettative, quelle speranze delle ditte occidentali che stavano di fatto facendo grandi affari in Cina. Ma questo provoca una rivolta, perché chiaramente questo movimento, la Lega di Alleanza Giurata, lo vede come un'ulteriore concessione e una cessione della propria sovranità a danno dei cinesi a vantaggio degli stranieri. Scoppia una rivolta che parte soprattutto dalle province del centro-sud e che viene presto appoggiata anche dall'esercito, proprio perché, vi dicevo, queste idee nazionaliste di autonomia si erano diffuse anche e soprattutto lì. Questa rivoluzione cresce, si espande e si arriva all'inizio del 1912, quando si crea una sorta di assemblea rivoluzionaria, un parlamento rivoluzionario, che dichiara decaduta la dinastia Qing e proclama la nascita della Repubblica, nominando proprio Sun Yat-sen, il fondatore di quel movimento, nuovo capo dello Stato, capo provvisorio per il momento dello Stato. Attenzione, non è mica finita, siamo in fase pienamente rivoluzionaria, quindi c'è il sud del paese in mano a questa assemblea provvisoria e a Sun Yat-sen, ma il nord ancora in mano in parte ai Qing. E allora cosa succede? Da Pechino, dove i Qing dominano ancora la scena, si manda l'esercito a cercare di reprimere questa rivolta, a cercare di fermare i rivoltosi del sud, e questo esercito del nord scende però a compromessi con i rivoltosi del sud, in particolare un generale che è alla guida di questo esercito mandato per reprimere la rivolta, si chiama Yuan Shikai, decide di contrattare con questa assemblea provvisoria, con il governo provvisorio del sud, un accordo. In pratica cosa si ottiene? Si ottiene che Yuan Shikai diventi nuovo presidente della Repubblica al posto di Sun Yat-sen, che gli lascia il posto pur di scendere a un compromesso, e questo Yuan Shikai rassicura comunque anche i gruppi conservatori di aver trovato un accordo con i rivoltosi che certo implichi la caduta della dinastia Qing, che ormai deve proprio farsi da parte, non c'è modo di mantenerla al potere, ma comunque una rivoluzione a metà, diciamo, una rivoluzione che non scombussoli troppo la situazione. Diciamo che Sun Yat-sen è costretto anche ad accettare, perché altrimenti poteva finire nel sangue, diciamo, e quindi è un accordo di compromesso. Il patto, che sembra sancito da questi accordi all'inizio del 12, in realtà non dura a lungo. Già l'anno dopo, nel 1913, non accettando di compiere la riforma agraria, che era uno dei punti cardine delle promesse di Sun Yat-sen, non accettando di fare questa riforma, Shikai decide di sciogliere il Parlamento e quindi di fare una sorta di colpo di Stato e di mettere fuori legge il partito di maggioranza che nel frattempo si è formato. Questo partito è il già citato Kuomintang, nato dalle ceneri come erede di quel movimento fondato appunto da Sun Yat-sen, che rappresentava il principale partito al momento. Quindi di fatto Sun Yat-sen viene addirittura costretto all'esilio, costretto a lasciare il paese, e tutto il potere viene accentrato nelle mani di questo generale Yuan Shikai, che aveva detto di voler scendere a patti, di voler fare un compromesso, ma alla fine, come vedete, ha tentato di ristabilire un potere centrale assoluto nel giro di pochi mesi. In realtà questo colpo di Stato non sarebbe durato a lungo. Diciamo che il nuovo capo del governo, Shikai, decide di riprendere i contatti con le potenze occidentali, cercando legittimità, cercando approvazione da esse, cercando anche forza in esse, ma il Kuomintang, il partito nazionalista che è stato nel frattempo messo fuori legge, inizia a lavorare per riprendere il potere e si rafforza da questa situazione, ovviamente, perché a questo punto diventa evidente che una rivoluzione va fatta davvero e va fatta
senza compromessi, senza accontentarci di mezze misure, cercando di portare un po' più in là la situazione. Questo tentativo di rinnovare e di rendere indipendente la Cina era quasi riuscito, ma poi è tramontato per le lotte interne, intestine e per anche, diciamo così, il tradimento dei conservatori. Forse bisognerà fare a meno di loro, bisognerà fare a meno di certi generali dell'esercito, se si vorrà davvero realizzare quei tre principi del popolo che Sun Yat-sen aveva tanto promesso, che il Kuomintang ha reso i suoi punti focali, cioè indipendenza nazionale, che ancora non c'è perché gli occidentali continuano a fare il bello e il cattivo tempo, potere del popolo, che ancora non c'è perché di fatto l'assemblea rappresentativa è stata quasi subito sciolta, e benessere del popolo, che assolutamente non c'è perché la riforma agraria è stata subito abortita. La situazione è piuttosto drammatica. La Cina è un paese molto povero, è un paese che sembra in balia delle potenze straniere, e però qualcosa davvero inizia a smuoversi. C'è ormai un movimento forte, anche se clandestino, che vuole cambiare le cose e che ha capito dai propri errori come cambiarle forse e come intervenire nei prossimi anni per cercare di cambiare davvero la situazione. Attenzione, siamo arrivati al 1913-1914, siamo all'alba di quella che diventerà la prima guerra mondiale, e questo porterà l'attenzione fuori dall'Asia, più verso l'Europa, più verso eventualmente gli Stati Uniti per il loro intervento, anche se tardivo, nella prima guerra mondiale, più verso gli imperi coloniali, ecco. Ma finita la parentesi della prima guerra mondiale, questa situazione asiatica, questa situazione cinese tornerà di estrema attualità, e lì vedremo cosa succederà tra Kuomintang, partito nazionalista che poi avrà una sua storia, partito comunista che si imporrà in Cina anche inizialmente in alleanza col Kuomintang, poi in litigio con esso, e poi vedremo tutto quello che accadrà nel dopoguerra. Ecco, questo serviva a darvi un po' una panoramica di quello che accade in Cina. Niente di risolutivo, niente di decisivo per il momento, ma tante idee che si smuovono. Intanto una dinastia secolare come quella Qing tramonta, e sicuramente la situazione è molto in divenire. Quando poi gli imperi europei saranno distratti dalla guerra mondiale, ecco, la Cina potrà prendere il sopravvento. La Cina, intendo nazionalista, la Cina che vuole l'indipendenza, che vuole delle riforme, che vuole il cambiamento radicale. Ma di questo parleremo. Per il momento direi che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire oggi e ci possiamo anche fermare qui. Vi ricordo come sempre che questo podcast lo trovate su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube, ma su queste stesse piattaforme che vi ho appena nominato trovate, se volete, anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia, in cui ovviamente parliamo di filosofia. Se poi cercate spiegazioni anche su epoche diverse o filosofi diversi rispetto a quelli che stiamo trattando nei podcast, vi ricordo che potete cercarmi su YouTube come Ermanno Ferretti oppure come Scrip, e lì trovate migliaia, ma non è un'esagerazione, davvero migliaia di video spiegazioni su ogni epoca storica, su quasi ogni filosofo. Insomma, c'è davvero tantissimo materiale, basta cercarmi appunto come Scrip o come Ermanno Ferretti su YouTube. Infine vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, non perdervi le varie puntate che escono tendenzialmente una ogni 5 giorni, non perdervi neppure le varie iniziative, i libri di cui parlo, i film di cui parlo e tante altre cose, potete seguirmi sui social network, ovvero sia Facebook, Twitter, Instagram e anche Threads da poco, e lì mi trovate sempre col nickname di Scrip, oppure, e questo lo consiglio in particolare, potete abbonarvi se volete alla newsletter gratuita e settimanale. È una lunghissima mail, davvero parliamo di migliaia di parole ogni settimana, poi uno legge quello che gli interessa ovviamente, lunghissima mail in cui parlo di libri, di film, di filosofia, di storia, di attualità anche spesso, di consigli di lettura, tante tante cose, varie rubriche all'interno di questa mail, è completamente gratuita, e per abbonarsi basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì subito nella home page si trova una casella in cui poter scrivere la propria email, e una volta lasciata la mail si riceve settimanalmente questa newsletter. Tra l'altro, tra le altre cose, c'è sempre scritto anche quali sono i podcast usciti nella settimana, quali sono i video usciti nella settimana, così non vi perdete davvero niente. Ecco, ho detto tutto. La prossima volta parliamo ancora di paesi extraeuropei, perché ci soffermeremo sugli Stati Uniti prima e poi addirittura inizieremo a parlare di Messico, perché in Messico c'è una rivoluzione anche lì, molto diversa da quella cinese a dirla tutta, sanguinosa, particolare,
se ne parla spesso anche nella storiografia americana, quindi magari avete sentito parlare in qualche modo tramite rimandi che arrivano da film, da altri ambienti, Pancho Villa, Emiliano Zapata e compagnia bella. Parleremo di tutto questo e poi torneremo a parlare dell'Europa, perché ormai vi sarete resi conto, ci stiamo drammaticamente avvicinando alla Prima Guerra Mondiale. Dobbiamo fare una lunga panoramica anche sull'Italia, perché l'abbiamo un po' trascurata, questa nostra Italia, questo nostro paese. Dobbiamo vedere cosa accade con Carispi, con Giolitti, eccetera. Ma poi Prima Guerra Mondiale, torneremo a parlare del mondo, torneremo a parlare di tutte le zone del mondo e poi il Novecento. Ma ne parliamo dalle prossime volte in poi. Ciao, alla prossima!